Alex Bartexano, professione attore. Alessandro ha iniziato questo trattamento il 19 di dicembre. Il peso rappresentava una grande preoccupazione per lui, erano tanti anni ormai che aveva completamente perso il controllo sulla sua forma fisica e essendo poi lui un attore invece il lato estetico era sempre stato ben curato. Sono venuto a conoscenza del programma Ellipse ma per caso, sai, c'è questa cosa del palloncino interessante, io pensavo all'operazione chirurgica, invece no, questa è un'introduzione di un palloncino che poi si gonfia e ti toglie la fame, nel senso che ti dà il controllo della fame che uno ha normalmente, perché non mangiamo sempre perché abbiamo bisogno di mangiare, mangiamo un eccesso di alimenti perché bisogna placare le ansie, tutto quello che la vita comporta. Il programma Ellipse è un programma per la perdita di peso che ha una durata di 6 mesi. Il protagonista principale di questo programma è rappresentato da questo palloncino che di fatto si presenta racchiuso all'interno di una capsula che il paziente ingoia nel giorno del posizionamento e una volta nello stomaco viene riempito attraverso un sottilissimo catetere fino ad ottenere un volume di 5,50 ml di acqua distillata. Di fatto noi non vogliamo offrire al paziente solamente un palloncino per la perdita di peso, ma il palloncino Ellipse è il primo che ha un supporto nutrizionale e comportamentale incluso nel programma. Il problema fondamentale è il controllo della fame, perché la voglia di cibo, stranamente, da un lato sei contento, ma a livello inconscio sei infelice ed è un circolo vizioso. Dici, ma poi il palloncino mica lo tieni tutta la vita, no, però ti ha abituato. Non dico ritornare come quando ero 83 kg, con un certo fisico, ma minimo 20, anche qualcosina in più. Dunque decidiamo di posizionare questo palloncino, vista anche la sua forte motivazione, e in effetti in questo mese abbiamo ottenuto un risultato straordinario, perché Alessandro ha perso circa 16 kg in 40 giorni, avevamo posto come obiettivo una perdita di peso di circa 20 kg nei 4 mesi e a poco più di un mese siamo vicinissimi già all'obiettivo. Ovviamente noi abbiamo ancora a disposizione circa 3 mesi per arrivare all'espulsione del pallone, perché poi altri 2 mesi sono inclusi in questo trattamento dopo l'espulsione del pallone e hanno l'obiettivo di mantenere la perdita di peso che Alessandro ha raggiunto durante questi 4 mesi con il palloncino Ellipse. Sono sicura che raggiungerà dei risultati straordinari. Oggi è proprio il 40° giorno di dieta aiutata da questo, 3/4 di percorso, insomma. Oggi siamo 15 kg e 3 circa, meno. La leggerezza è fondamentale, fondamentale, psicologicamente e fisicamente. È meglio sotto tutti i punti di vista. Cioè ti alzi la mattina già con 15 kg di meno, pensa quando sarà 25. I giorni successivi al posizionamento sono 2 giorni di passione, cioè hai chiaramente un corpo estraneo nello stomaco, però devo dire, superati questi 2 giorni di passione, proprio la vita cambia. Cambia perché riesce a fare una dieta. La permanenza del palloncino nello stomaco è di 4 mesi, nello specifico di 16 settimane, ma il programma ha una durata di 6 mesi. Siamo arrivati alla conclusione della terapia del famoso palloncino per dimagrire Ellipse. Adesso siamo al risultato finale. 92,6, all'inizio ero 124, grazie al palloncino Ellipse. Grande successo. I controlli, che vengono effettuati ogni 2 settimane durante il trattamento, persistono per altri 2 mesi dopo l'espulsione del pallone. Se il palloncino Ellipse può cambiare la vita, a me l'ha cambiata.